Grazie, grazie a voi. Si sente, no? Se non parlo senza. Grazie a voi di essere qui, grazie così, di avermi invitato. Ringrazio appunto Luciano Russo che mi catturò ad una presentazione napoletana. Tutte ragioni per tornare sempre con grande piacere in una città come questa e in un posto accogliente come questo. Quali sono le ragioni per cui, scusate, credo che questo però non. Ma io posso parlare anche senza. Quali sono le ragioni per cui avevo pensato di parlare di Foscolo? Un po' perché appunto parlando con Luciano pensavamo che questo potesse essere un argomento apparentemente, come dire, respingente, e invece poteva anche essere un argomento a partire dal quale porsi alcune domande e su cui riflettere, riflettere su, vedremo su quali termini. Potrebbe sembrare un autore totalmente inattuale, lo dicevo appunto prima. Un autore inattuale, ma che cosa significa la parola inattuale? Almeno due sensi. Il primo senso, inattuale, significa completamente fuori tempo, cioè non ci interessa, non parla di noi, parla di cose remote da noi, cose che non ci appartengono. Ma l'aggettivo inattuale, soprattutto se lo leggiamo attraverso la mediazione di un filosofo come Friedrich Nietzsche, la parola inattuale ha ancora un altro senso. Significa essere contro il tempo che abbiamo in favore di un altro tempo, in favore di un tempo futuro, di un tempo che sta oltre. Quindi combattere contro il disordine di un mondo per un altro mondo, per un mondo diverso, per un mondo migliore. Come si può legare tutto questo a Foscolo? Foscolo è l'autore, come sapete, di romanzi. Ne ha scritto uno, per la verità, ma è lo romanzo che in fondo dà origine alla storia del romanzo in Italia. Un romanzo che si chiama, come sapete, Ultime lettere di Jacopo Ortis. Un libro, siamo nel 1802, poi il libro è ripubblicato nel 16, 17, cioè 10 anni prima che Foscolo morisse. Abbiamo davanti un libro che fin dal titolo, Ultime lettere, ci racconta che il lettore troverà dentro una storia terribile. Sono le ultime lettere, cioè le lettere di qualcuno che morirà. E chi mette quel titolo lo mette perché il lettore capisca subito che non deve aspettarsi niente di buono. Non c'è un happy end, non c'è una fine felice, c'è al contrario una fine tragica, perché qualcuno che si chiama Jacopo Ortis ci racconta che si è illuso di avere felicità, ha incontrato qualcosa, si è illuso di avere felicità perché aveva alle spalle le parole d'ordine della grande rivoluzione dell'89, liberté, égalité, fraternité. Aveva queste parole alle spalle. Si era illuso che quelle parole potessero diventare vita, esistenza, si era illuso di questo e aveva, come dire, si era mosso in quella direzione. Ma all'improvviso era accaduto qualcosa. Quelle parole si erano presentate come parole, come dire, inutili, senza senso, perché qualcuno che arrivava dalla Francia, e arrivava dalla Francia appunto sulla scorta, sull'onda di queste attese, quel qualcuno era in realtà Napoleone, quel qualcuno era un tiranno, esattamente come tutti i tiranni della storia precedente. E quelle parole erano illusioni, erano, come dire, finzioni, finzioni di un ordine del mondo che sarebbe stato invece, come dire, completamente altro, di dolore, di infelicità, non di felicità e di salvezza. Dunque, Jacopo Ortis scrive questo e Foscolo mette davanti ai suoi lettori, ai lettori della sua generazione, il loro romanzo, cioè il romanzo della disillusione, il romanzo della catastrofe. Scrive un romanzo e il romanzo per Foscolo è il genere letterario che deve raccontare le passioni della società. Così come dice Foscolo, queste passioni si formano e sono segnate dai governi, dalla rivoluzione dei governi.
Quindi il romanzo si presenta come il grande genere letterario della modernità che deve raccontare, come dire, il diagramma delle passioni dei soggetti concreti, dei soggetti che vivono in un mondo. Però voi sapete che Foscolo non è solo l'autore dei Sepolcri, l'autore delle Ultime Lettere, non ha scritto solo romanzi, ha scritto poesia. Ricordiamo tutti alcuni sonetti famosissimi, no? Alla sera, no? Ma Foscolo è l'autore, ancora più dei sonetti, è l'autore di due testi straordinariamente importanti che sono I Sepolcri e Le Grazie. Qual è la grande differenza tra, per esempio, I Sepolcri, poi arriviamo alle Grazie, tra I Sepolcri e Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis? Banalissimo, uno è il romanzo e un altro è lirica. Ma la parola lirica non è una parola banale. Foscolo ha un'idea molto forte, molto precisa di che cosa sia la lirica. Mentre il romanzo racconta, abbiamo visto, le passioni degli uomini contemporanei, le passioni segnate, mettiamola così, dal presente della storia, la lirica ha un altro scopo, ha un altro obiettivo. Foscolo usa una parola enigmatica apparentemente, fa divorzio dal tempo. Che significa fa divorzio dal tempo? Se ripensiamo ai Sepolcri, è certo che si parla del tempo. La polemica, come sapete, nasce dall'applicazione dell'editto che appunto impediva la sepoltura dei morti dentro il recinto della città e la sepoltura dei morti con un nome. I nomi stavano tutti in fondo al cimitero, quindi la tomba era separata dal nome. Quindi Foscolo parte da un fatto di cronaca, da un fatto di cronaca molto preciso. Ma che significa fare divorzio dal tempo? Beh, perché l'idea non è tanto ragionare su un segmento della storia, come accadeva con il romanzo, dove la polemica era contro la polemica, la lotta, il disinganno, era contro il fallimento di una illusione rivoluzionaria. Qui, nella lirica, l'obiettivo è un altro, perché la lirica, come dire, ha davanti un orizzonte più ampio. Non parla di un tempo, non parla di una storia, ma parla dei fondamenti della storia. Cioè parla di quei principi che sono alla base della storia, i principi che sono alla base della comunità. Quindi l'orizzonte temporale della lirica è un orizzonte molto più grande, molto più vasto, perché si riferisce a tutti i tempi e a tutti i luoghi, cioè le leggi che sono alla base del vivere civile. Questo è il grande obiettivo dei Sepolcri. Ed è il grande obiettivo delle Grazie. Per cui, se voi prendete I Sepolcri, ricorderete che si vaga nel tempo da una parte all'altra. C'è il presente, ma c'è la Grecia antica, poi c'è l'Italia, ma c'è poi, c'è poi l'Inghilterra. C'è un continuo movimento nel tempo e nello spazio. Perché se si vogliono identificare i principi eterni, definitivi, della politica e della morale, come dice Foscolo, se bisogna identificare questi principi, ebbè allora, come dire, bisogna, come dire, confrontare le culture, confrontare le storie, confrontare i paesi, e questo confronto è quello che ci permette di identificare le costanti, i principi, i fondamenti, che sono fondamenti arcaici. Che cosa vuol dire arcaici? Non semplicemente antico, sarebbe, come dire, banale. Arcaici nel senso greco della parola. Arche sono i fondamenti, sono i principi. Dunque allora, la poesia, la lirica, la grande lirica, è quella che si occupa delle leggi universali ed eterne della politica e della morale. Fa questo, deve fare questo. Questo è il suo obiettivo e questa è la sua, come si dice, la sua funzione. Quando Foscolo scrisse I Sepolcri, non trovò proprio dei lettori entusiasti. Molti dissero: ma che caspita è questo? Non si capisce niente.
vai avanti e indietro nel tempo, poi mischi le cose, poi no, è una babele. Dal punto di vista, come dire, espressivo, è una confusione, si passa da un argomento all'altro. No, è una cosa che non si regge in piedi, è un fumoso enigma, gli dissero, è un fumoso enigma. Foscolo si difese, perché Foscolo non era dolce di sale, ed oltre ad essere un poeta e un narratore, lo sapete, era anche uno straordinario critico. In fondo la critica moderna in Italia, quella che arriva a De Santis, per esempio, nasce con Foscolo. Alcune grandi idee, che poi nella storia della letteratura De Santis organizzerà e sistemerà, hanno le loro radici in osservazioni foscoliane. Foscolo rispose. E Foscolo, ripeto, grande critico, e ogni suo testo è accompagnato da una specie di guida alla lettura. Perché quando scrive l'Ortis, scrive uno straordinario saggio dell'edizione del 16, che si chiama Notizia Bibliografica, che guardate, è una specie di saggio, come dire, sulla struttura dell'Ortis, come è fatto, come deve essere fatto e perché è fatto così. Ma questo ci porterebbe in un'altra direzione. Quando si deve difendere dalle accuse, scrive appunto una lettera a Monsieur Guillaume, che era un abate che gli aveva detto appunto, tu qui non ti fai capire, è un pasticcio. Scrive, dice, tu non hai capito niente tu, e ti spiego perché non hai capito niente. Allora, guarda com'è fatto il mio carne. Guardate la parola che ho usato, carne. Guardate, non era una cosa tanto ovvia chiamare una poesia carne. E significa subito, come dire, scoprire, denunciare l'intonazione sacrale che il testo voleva avere. Non era una poesia, non era una lettera. Sapete che i sepolcri nascono come una lettera a Ippolito Pindemonte per dirgli, ma insomma, proviamo a capire che cosa sono, se i sepolcri sono utili o meno. Ma in realtà, appunto, questa lettera si presenta come carne. Cioè come una poesia dal tono sacrale e dal tono sublime, che è il grande obiettivo che Foscolo ha in mente. Dopo allora dice, tu non hai capito niente. E ti spiego perché il testo deve essere fatto così. Deve essere fatto così perché appunto io voglio mettere in scena i principi universali della politica e della morale. Sono principi universali. Per far questo ho bisogno di viaggiare nel tempo e nello spazio. Quella che tu ritieni sia confusione è al contrario una necessità argomentativa. Prima cosa. Seconda cosa, ma tu hai visto, dice a Monsieur Guillaume, come è costruito il mio testo? Io cerco il sublime. Per cercare il sublime non posso perdere tempo a raccontare i dettagli. Mi fermo sulle idee cardinali e poi lascio che l'argomentazione si sviluppi attraverso quella parte necessaria del discorso, che sono le particelle, le congiunzioni, si sviluppi attraverso le congiunzioni e questo ci consente poi di procedere logicamente nell'argomentazione. Le particelle. E Foscolo dice, guardate che le particelle sono fondamentali. Prendete ma, questa parola terribile che è sempre parsa. Come dire, sempre parsa complicata. Un grande scrittore del Settecento diceva che ma è una particella subdola, evasiva, bastarda e cavillosa, perché dice tutto quello che sta prima, cioè poi arriva ma e noi entriamo in allarme, perché qualcosa sta cambiando. Guardate come Foscolo usa ma, come usa la congiunzione e, che non è, guardate, una banale copula. Per Foscolo è copulativa ed esplicativa, come dire, e infatti. E infatti, qui tutta la costruzione del carne è fatta in maniera tale che le idee si organizzino tra di loro, ci sia una argomentazione teorica che procede da idea cardinale a idea cardinale per arrivare appunto alla conclusione. Ma qual è la grande idea cardinale di Sepolcri? Guardate, sui classici, come al solito, c'è un rischio permanente. Quello che noi li abbiamo letti tante volte e dunque siamo diventati quasi sordi alla potenza delle parole, come se noi dovessimo ripetere uno scioglilingua, no?
ci accade per Leopardi, Silvia, rimembri ancora quel tempo, come se noi come non dovessimo più intendere il senso che c'è dietro ognuna di quelle parole. Così accade per i sepolcri. Noi appunto possiamo porre dentro l'ordine comportate di impianto, eccetera, eccetera, come se fossero parole banali. Ma in realtà qui Foscolo sta ponendo un problema enorme. Qual è il problema dei problemi? Il fatto che noi mettiamo i corpi in delle tombe, il fatto che queste tombe abbiano appunto gli alberi attorno e abbiano il conforto del pianto, cioè qualcuno che queste tombe le visiti, riesce ad attenuare l'orrore della morte, cioè il fatto che si muoia. Sono una specie di consolazione dell'angoscia della morte, che è un grande problema, problema dei problemi, se volete. E in realtà poi tutti i sepolcri sono questo. Sono una specie di lotta, potremmo vedere come Foscolo lo costruisce, con quali parole, una lotta tra la vita e la morte. Tra la vita e la morte. La vita, che in fondo è quella che si è perduta, e la morte, che è quella che impone la sua legge fisica sulle cose. Ma questo è la prima idea cardinale. Poi le idee cardinali si collegano l'una dopo l'altra e Foscolo affronta quest'altro problema. Ricordate, ma perché prima del tempo, eccetera. Cioè il problema che gli affronta è vero, si muore, ma noi siamo solo corpo, solo physis, natura, come direbbe Lucrezio, come avrebbe potuto dire appunto un grande filosofo antico, siamo solo physis o siamo qualcosa d'altro? Dice sì, certo, quando moriamo in fondo ci dispiace morire e ci consola sapere che qualcuno ci venga a trovare. Questa, come dire, è un'illusione, ma questa illusione ci consente di mantenere in vita una parte di noi. E quindi illusione. E perché dobbiamo levarci questa illusione? E poi siamo proprio sicuri che questa è un'illusione individuale, per cui un figlio va sulla tomba della madre o un nipote va sulla tomba del nonno, o c'è qualcosa d'altro? Beh, c'è anche qualcosa d'altro, perché le tombe, dall'antico, servivano per tenere insieme una comunità. Ricordate quell'altro verso che si ripete come uno scioglilingua? Dal dì che nozze, tribunali ed are, diero alle umane belve essere pietose. Perché è importante questo passaggio? Perché qui troviamo un punto cruciale. Quando è che le umane belve, cioè le bestie, sono diventate pietose? Quando è che le bestie sono diventate appunto umane? Sono diventate umane quando hanno trovato le istituzioni. Strette. E quali sono le istituzioni? Nozze, il legame tra gli uomini, tribunali, la giustizia, altari, la religione e poi le sepolture. Guardate, un grande filosofo che è cruciale in tutta l'esperienza di Foscolo, come Giambattista Vico, riteneva che la parola humanitas avesse la sua radice in umare, in seppellire, che è un punto, come capite, particolarmente importante. Quindi sepoltura dei morti non significa semplicemente una cosa qualunque, significa scegliere un atto di fondazione dell'umanità, dell'umanitas. Piccolissima parentesi, la cosa è così interessante, questo per spostare il discorso sull'attualità di Foscolo, è così interessante che se voi applicate questo principio vedrete che in molte culture i nemici si bruciano, ma i morti propri si conservano, si seppelliscono. Fino a questo a storie televisive magnifiche, per esempio Walking Dead, non so se conoscete questa storia fantastica, fantastica da tutti i punti di vista, che si potrebbe leggere con Foscolo alla mano, questa storia fantastica in cui i morti, gli zombie, sono bruciati, ma ogni singolo morto deve avere la sua tomba e deve avere il suo nome.
perché quei morti appartengono ormai alla vita della comunità. Allora, se è così, se questo è il percorso, arriviamo a un punto cruciale. Se è questa la logica, allora ci sono modi per passare dalla vita del singolo alla vita della comunità. Si muore come natura, come corpo, ma l'oblio, la notte, di cui la morte è segno, l'oblio, la notte, possono essere cancellati, attenuati, come dire, combattuti attraverso qualcosa d'altro. Cos'è il contrario di oblio? È il ricordo, la memoria. Attraverso la memoria, cos'è il contrario della notte? È il sole, naturalmente, che è un'immagine di vita. Dunque, allora, come si può combattere l'angoscia della morte? Ragionando sul fatto che noi siamo sì corpo, ma possiamo lasciare, come dire, agli altri memoria. Lasciamo agli altri memoria perché le urne dei forti, come ricordate, sono da questo punto di vista esempio ai forti, ad altri che vogliono prendere grandi idee, ispirazioni, modelli di comportamento dal passato. E dunque allora, le urne dei forti sono alimento per la vita degli altri, per la vita di quelli che vengono dopo, per la vita di quelli che arrivano dopo. Sono, quindi allora, conserviamo un nome, e la tomba non è un sasso, la tomba è un'urna, dice Foscolo. L'opposizione è tra urna e sasso, perché il sasso è la tomba materiale, l'urna è la tomba che mette in relazione la vita dei morti con la vita dei vivi, con la vita di quelli che restano. Se è così, allora, esiste un modo di conservare memoria. Esiste un'altra vita, oltre quella individuale, che è la vita lunga della comunità, che è la vita lunga della storia degli uomini. E quella storia degli uomini ci permette di ricordarci di Machiavelli, citato nei Sepolcri non col nome, ma per quello che ha fatto, perché appunto ha scritto un grande libro in cui ha spiegato agli uomini alcune cose. Ci permette di ricordarci di Galilei, per esempio, non ricordato ancora una volta col nome, ma ricordato per quello che ha fatto, che ci permette di salvare la memoria degli uomini grandi attraverso le loro azioni, le azioni che li hanno resi memorabili, tali da vivere nella vita lunga della comunità. E perciò i greci, per esempio, li possiamo ancora ricordare a distanza di anni, perché quelli che sono morti combattendo i persiani, beh, hanno fatto una cosa tale per cui noi li possiamo, come dire, conservare per noi come modelli, come esempi. Punto d'arrivo di questo discorso. Foscolo, appunto, ha scritto un Carme, non ha scritto un libro di filosofia. Perché? Qual è la differenza? Beh, diceva Foscolo, la poesia ha un obiettivo fondamentale, che è quello di parlare ai sensi dei lettori. Che significa parlare ai sensi? Significa raccontare storie, raccontare miti. Il mito non è una storiella più o meno divertente, no, il mito è un'idea incarnata in una storia. I miti antichi, i miti che vengono dal passato, dalla Grecia, dal mondo antico, non sono appunto favolette con le quali noi abbelliamo la poesia, perché sennò la poesia sarebbe brutta. No, i miti sono idee diventate racconto. Idee diventate racconto. E se ci pensate, questo è esattamente quello che, per esempio, nella Scienza Nuova aveva teorizzato Vico. Voi sapete, Vico distingue la storia degli uomini in tre fasi. La prima fase sono i bestioni tutto senso. Se avete memoria dell'inizio di un grande film della nostra modernità, 2001, Odissea nello spazio, gli scimmioni dell'inizio sono appunto i bestioni tutto senso. Poi c'è una seconda fase. La seconda fase, come ricordate, è la fase in cui gli uomini guardano con animo perturbato e commosso
il mondo attorno a loro e lo rappresentano in miti, in storie, in favole. Ma quelle favole non sono appunto storielle, è la maniera di rappresentare un'idea del mondo. E quello è il tempo della poesia. È come se Foscolo dicesse, sì, ha così ragione che è sacrosanto che la poesia si faccia con i miti, utilizzando i miti. I sepolcri sono pieni di miti, ve ne darò subito un esempio, capite bene come le grazie stiano là, dietro l'angolo, siano piene di miti. Come sapete, allora, la memoria degli uomini come si salva? Si salva perché noi la conserviamo con le tombe, la conserviamo con le tombe, la memoria degli uomini che vogliono essere ricordati perché hanno fatto un uso bello della loro vita. Ma le tombe sono materiali, come tutte le cose che stanno sotto la luna. Se sono materiali, possono morire. Sono natura anche loro, si possono distruggere. Allora ci vuole qualcosa che sia più duraturo della pietra. Cosa c'è di più duraturo della pietra? Foscolo direbbe la parola. La parola degli uomini è quella che può salvare più di tutti le memorie. La parola degli uomini. La parola degli uomini che usa i miti per raccontare appunto le idee. Le tombe si distruggono, la parola degli uomini invece è quella che resiste alla distruzione del tempo. E come può spiegare Foscolo il fatto che la parola degli uomini resiste alla distruzione del tempo? La parola dei poeti che vogliono raccontare appunto gli altri, vogliono celebrare, ed era quella la grande idea foscoliana, vogliono celebrare gli uomini, cioè gli eroi e gli dèi. La poesia lirica celebra gli eroi e gli dèi, perché sono loro, come dire, l'espressione dei valori arcaici, dei valori che sono il fondamento della vita associata. Dunque, come fa allora da questo punto di vista? Come può raccontare questo? Come può dire che la parola resiste al tempo, lo vince? Racconta un mito, il mito di Elettra. Elettra, ninfa amata da Giove, che sta morendo e dice: io sono mortale. Guardate, la parola mortale in Foscolo, come i leopardi dopo, è una parola pesantissima che va intesa in tutta la sua potenza drammatica. Mortale significa noi uomini moriamo. Se moriamo, dobbiamo in qualche modo usare bene quello che abbiamo. Leopardi ne trarrà alcune conseguenze, per adesso fermiamoci a Foscolo. Io sono mortale, ma io però voglio che almeno la memoria della preghiera di Elettra a Giove, voglio che almeno la memoria della tua amica resti. E Giove fa quello che, una cosa che Fosco amava molto, in Omero, fa un cenno, dice di sì con la testa, sparge ambrosia su questo corpo e la memoria di Elettra resta. La memoria di Elettra resta, la sua tomba è attraversata e amata da tutti, fin quando appunto arriva qualcuno, un cieco, che si muove tra quelle tombe, fa parlare le tombe, il cieco naturalmente Omero, mantiene, salva le voci che sono contenute in quelle tombe e le salva per gli altri, per quelli che verranno, per quelli successivi. Quindi, come si racconta che la parola della poesia vince la natura, vince la morte, vince la distruzione, vince il tempo? Lo si fa appunto raccontando un mito, raccontando la storia di Elettra. E questo mito diventa l'espressione, l'immagine, il modo, il mezzo attraverso cui questa idea diventa un'idea, come dire, fortissima, importante, su cui Foscolo gioca la sua partita. Siamo partiti dall'angoscia della morte fisica, individuale, forse non si può vincere, attraverso un lungo percorso di idee cardinali, da un'idea cardinale all'altra, possiamo arrivare al punto in cui, come dire, c'è qualcosa che salva non la vita fisica, Foscolo non era così stupido, che può salvare però una memoria, che è una sorta di
remedium contro l'angoscia del morire. Questo qualcosa, appunto, è la parola dei poeti, che sono quelli che salvano le grandi vite, le vite degli eroi, salvano queste vite degli eroi e le raccontano agli altri, perché quelle vite possono essere produttive, possano essere esempio. Come capite, Foscolo ha un'idea precisa della storia. Ancora Nietzsche l'avrebbe chiamata una storia monumentale, cioè una storia fatta di picchi. Cioè, se ci sono stati alcuni grandi uomini nel passato, ebbene, questi grandi uomini possono ancora tornare sotto altre forme. Se ci sono stati dei grandi monumenti, monumenti di vite memorabili, ebbene, allora queste vite memorabili possono ritornare anche per noi. Guardate, era quello che stava accadendo, per esempio, nella pittura neoclassica. Quando David rifà la storia romana, la rifà esattamente con questo obiettivo. Gli Orazzi e i Curiazzi sono appunto quelli che stanno facendo una cosa per il bene della città, per il bene di Roma. Sono quelli che stanno usando le loro virtù individuali per il bene della comunità. Se ci sono stati quegli eroi una volta, se c'è stato Bruto, se ci sono stati quei grandi personaggi della storia romana, ebbene, quei personaggi possono ancora di nuovo ritornare. Cioè le loro virtù possono essere ancora virtù possibili, praticabili. Non è una virtù che si è spenta. No, quella storia può ancora ripetersi, può essere ancora, come dire, carne della nostra esistenza, carne del nostro vissuto. Dunque allora, punto però cruciale, la poesia, la lirica celebra i numi e gli eroi, lo fa appunto salvando la loro memoria, ma per chi? Cioè è automatico il fatto che ci sia una poesia che abbia fatto questo, perché la memoria di Ettore, morto per una grande ragione, come ricordate, i sepolcri finiscono non col nome di Napoleone, ma col nome di Ettore, cioè di un vinto, non di un vincitore. È inevitabile che la memoria di un vinto, che è morto per una ragione grande, questa memoria automaticamente sopravviva. Guardate, il finale dei sepolcri è estremamente ambiguo e estremamente importante. Foscolo dice, ma questa memoria resisterà per tutte le terre.